I consiglieri comunali questa mattina hanno deciso di riunirsi in seduta consiliare per discutere dell'emergenza rifiuti, dell'avvertenza dei netturbini e del rischio di trovarsi con la città stracolma di rifiuti per la chiusura dei cancelli della discarica di Motta Sant'Anastasia per il debito che il comune di 300.000 euro ha nei confronti dell'Oikos, l'impresa che gestisce la discarica catanese. La buona notizia è che l'Oikos ha concesso al comune di Scicli una proroga di 2 giorni per scaricare rifiuti a Motta Sant'Anastasia. Lunedì è ancora tutto da pianificare per la futura gestione e il conferimento dei rifiuti. Intanto la protesta dei netturbini è rientrata. Oggi la città si è presentata pulita. In realtà il comune ha emesso un mandato di pagamento di 148.000 euro alla ditta Busso, che ha in appalto il servizio di nettezza urbana, ma ancora il titolare non ha erogato le 3 mensilità. Lato Ambiente Ragusa è in credito verso Scicli di 1 milione di euro, la ditta Busso di 1.077.000 euro. Si è parlato anche di Tarso al Consiglio Comunale in aumento del 30%, sebbene sia stata avviata la raccolta differenziata. Ma il comune di Scicli, che 2 anni fa aveva la tassa più bassa della provincia, si è dovuto adeguare al tariffario delle altre città iblee. Il Consiglio ha votato all'unanimità un documento proposto dal capogruppo del PD Gianpaolo Aquilino, con il quale si chiede un incontro al prefetto Cagliostro per sollecitare l'invio da parte della Regione del commissario e perché tenti di trovare una soluzione per l'emergenza rifiuti a Scicli. La situazione difficile, tra l'altro, si presenta in un periodo in cui la città non ha un sindaco né un commissario nominato dal presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo. Pare che dietro a questi ritardi relativi alla firma del decreto di nomina ci siano motivi politici. Il governatore, che dovrebbe mandare come commissario Margherita Rizza, donna politicamente vicina all'UDC di Orazio Ragusa, avrebbe invece preferito trasferirla in un comune del Messinese. Lombardo, viste le scadenze elettorali, vorrebbe probabilmente un commissario dell'MPA a Scicli. Il mistero si infittisce.